Adesso facciamo inchino alla corte. Allora, porta la gamba destra indietro e la sinistra, molto molto divaricata, busto viene davanti. A questo punto sto lavorando sul tallone, ok? E spingo verso basso. Allora, tutta la concentrazione è con il mio peso verso basso, ok? Busto in avanti, gluteo indietro, sto lavorando sul tallone, ok? Spingo verso basso. 2, 3, 4, ancora 5, 6, 7, ancora 8, vai, 8, 7, 6, spingi, comincerai a sentire proprio che si attiva sotto il gluteo. Adesso guarda che facciamo, saliamo e scendiamo, 8, spingi, 7, 6, 5, puoi sollevarti, ancora, 3, e 2, e 1, rimango giù, spingo giù, spingo giù, spingo verso basso, basso, ancora, continuiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, e ci solleviamo, e 1, 2, push, 3, 4, ultima, 5, 6, 7, e 8, uah. Lo sentirai sicuramente nel gluteo, lo senti? Perché la cosa importante è proprio di incrociare tantissimo indietro, portare il busto in avanti, ok? Busto in avanti, sto spingendo sui talloni verso basso, continuiamo, adesso andiamo, spingiamo verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso sollevamoci, su e 2, spingi sul tallone, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, riscendo moleggiando, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, ci siamo quasi, dai, 4, 3, 2, e solleviamoci, e 8, scendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Wow, eccellente, l'hai sentito? Perfetto, allora andiamo avanti con il prossimo esercizio con Turbo Gag. Ragazzi, siamo tornati per la nostra Turbo Gag. Allora, un esercizio meraviglioso che non può mancare sono i ponti, ok? I ponti sono eccellenti per i glutei, i ponti sono eccellenti per dare più sostanza al gluteo, renderlo più tonico, renderlo più alto, renderlo più tondo, se vogliamo dire così. Allora, adesso alziamo la gamba, ok? E cominciate a spingere verso alto senza inarcare la schiena, ok? Non inarcate la schiena e concentrate proprio sul gluteo. 8, 7, 6, 5, 4, 3 e vedi, io sto soltanto stringendo il gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui un altro 8, 8, 7, 6, 5, spingi su, non esagerare con la schiena, ancora 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora uno per la bellezza, 7, 6, 5, 4, 3, ora cambio, cambio lato, ok, sollevo, ok, mi raccomando, spingo verso basso, non inarco la schiena, sto spingendo veramente la pianta del piede verso basso, il tallone del piede verso basso, sto contraendo il gluteo, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6 e spingi dal gluteo, tenta la schiena, ancora e spingi il tallone verso basso, contrai, contrai il gluteo, 4, 3, 2, dammi un'altra 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Eccellente, questi sono uno di quegli esercizi se vuoi proprio ripetere, rimettere o play immediatamente, farlo anche 2 o 3 volte, darti tempo per l'acido lattico a ripristinarsi e ci vediamo al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag.
Ok, questo esercizio si chiama un affondo con calcio. Allora, portate le gambe destre in avanti e faremo 15 per gambe, ma in questa maniera. Allora, 1, 2, 3, calcio. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Spingo su, tallone, 4. Spingo su, tallone, 5. Ancora 10. Vai, 9. Vai, 8. Vai, 7. Ancora, 6. 5. And up, 4. 3, poi cambiamo gambe. Ancora, sorridi. And, ultima. Si sentono questi, eh? Si sentono tantissimo. Portate le gambe sinistre in avanti, ok? Ginocchio sopra il tallone e spingo. 1, 2, 3, calcio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Grandi sorrisi, spingo. 6, vai. 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo è veramente, si è sentito, ecco perché si chiama Turbo Gag e non gag semplice. Ok, bravissimi, eccellente questo lavoro di oggi e ti aspetto al prossimo allenamento insieme con la Jill del Turbo Gag. Questo esercizio è una nuova plancia, sempre chiamato coccodrillo. Ci mettiamo in avanti e immaginate di finire lateralmente, così. 1, 2, 3, destra, sinistra. Addominali tesi mentre vieni in avanti, continui. 1, 2, 3, hold. 1, 2, 3, ferme. 1, 2, 3, ferme. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Buon lavoro. Ci aspettiamo nel prossimo esercizio insieme. Ciao, sono Jill, sono tornata con un altro esercizio, un esercizio eccellente per l'interno coscia, io li chiamo romboidi e sono romboidi perché dovete immaginare di tracciare un romboide con i piedi e con le ginocchia, ok? Mettete i piedi sotto natiche, ok? Per proteggere la schiena, suona dei piedi insieme e facciamo alleggiare verso basso. Ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tendi verso su, and su e giù. Stendi provando di schiacciare l'interno coscia, come se ci avesse una palla invisibile tra le cosce, ok? 4, 3, 2, continui. Su, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e solleviamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccellente per l'interna coscia e ti aspetto proprio qui con la nostra Turbo Gag e il prossimo esercizio insieme.